Inarrestabile Grifone, sfida senza storia al Villa dei Massimi, dove i rossoblù annientano la G Castello per 8-2. Già ai playoff i ragazzi di Arnese dominano segnando 4 gol per tempo. La festa inizia subito. Al settimo Ranieri riceve palla sulla destra e va in slalom. Defilato va per la porta con un tiro non inarrestabile. Moriello si fa sfuggire il pallone e Romanini fa l'1-0. Un gioco da ragazzi per lui. Pochi istanti dopo siamo ancora lì. Ramieri stavolta serve a rimorchio Tiberi partendo di nuovo dalla destra. Palla dentro per Romanini che mostra il motivo del numero 9 sulla schiena. Controllo, girata e tira all'angolino. 2-0 e doppietta per l'attaccante in stato di grazia. Tanto, troppo Grifone, i rossoblù non hanno pace e alla mezz'ora trovano il tris. Ramieri corona la sua fantastica prestazione con questo tiro chirurgico all'angolino da un angolo quasi impossibile. Il Castello trova la forza di reagire, azione tutta in verticale degli ospiti che con una spizzata liberano la fantasia di Ascoli. Palla scodellata in aria dove Asar tira fuori dal cilindro una conclusione con pochi eguali per il gol che potrebbe riaprire la gara, 3-1. La speranza si rivela però vana, i rossoblù tornano a farmare partendo ancora dalla destra per arrivare al centro. Micale poi dal limite della lunetta insacca a fil di palo il 4-1. Esultanza e poi corsa da mister Arnese per ringraziarlo della fascia, di solito sul braccio di Giulio Paliotti. Altro tempo di gioco, stesso copione. Dopo appena 2 minuti i padroni di casa calano il pokerissimo con Tiberi. Spiovente in aria, il 10 controlla alla grande, palleggia e la mette all'angolino. Come nella prima frazione, arriva la reazione dei ragazzi di Baccianella. Su un'azione che sembrava spenta, un errore di D'Alessandro rimette tutto in discussione. Asar riconquista e serve al centro il Robba, che deve solo spingere al porta per il 5-2. Poi sale in cattedra Scala e non ce n'è più per nessuno. Il 18 rosso-blu brucia la fascia sinistra a più riprese, creando pericoli a profusione. Qui grande cavalcata, stop a rientrare e tiro sul palo lontano. La traversa gli nega il gol. L'esterno però si rifà poco più avanti, resiste al contatto con l'avversario e poi batte Moriello con un diagonale raso terra. Inarrestabile Scala è protagonista anche del 7-2, servendo a rimorchio un cioccolatino che Ramieri deve solo scartare. Al recupero inoltrato c'è spazio e gloria anche per Becchetti, autore di un colpo di testa da manuale su cross di Proietti. Prestazione perfetta del Grifone che si sta preparando al meglio per i playoff.